Una stretta di mano simbolica tra sindaci del territorio, amministratori della città metropolitana di Torino, della provincia di Vercelli e della regione Piemonte, lunedì 26 giugno al ponte che collega Verolengo con Crescentino, per suggellare l'intesa che vedrà finalmente partire gli attesi lavori per il raddoppio dell'infrastruttura che consente di superare la Dora Baltea a Borgo Revel, sulla strada provinciale 31 bis del Monferrato. La Regione Piemonte, con una delibera di giunta, ha approvato l'ulteriore stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro, ai quali si aggiunge 1 milione che la città metropolitana di Torino inserirà nella prossima variazione di bilancio. Risorse indispensabili per appaltare un'opera molto attesa sul territorio, che aveva subito ritardi a causa del caro materiali. Per il raddoppio del ponte di Sant'Anna si va dunque verso l'appalto dei lavori. Sindaco, quanto è importante il sostanziale raddoppio di questo ponte che è la cerniera tra la città metropolitana di Torino e la provincia di Vercelli? Questo ponte è assolutamente fondamentale. Chi come lei è stato nell'ultimo quarto d'ora qui ha visto il numero di mezzi che passano. Adesso non vorrei dare dei numeri scorretti, ma anni fa si parlava di 7.000 mezzi al giorno. È un punto che collega le province di Torino e Vercelli, ma non solo, perché anche la provincia di Alessandria è coinvolta. Tutti i mezzi pesanti che da Genova e per Genova arrivano da Torino passano di qui, quindi è un'opera assolutamente fondamentale. Sono 60 anni che se ne parla e, come dicevo prima, da almeno 17 che c'è un iniziale progetto, quindi noi speriamo in un tempo davvero breve che sia realizzata definitivamente. Anche qui c'è un investimento di città metropolitana di 1 milione di euro, ma c'è anche l'ascolto del territorio. Assolutamente sì, qua c'è innanzitutto un bel lavoro di condivisione con le altre istituzioni locali, perché la realizzazione di questo ponte, l'allargamento di questo ponte è un'opera attesa da 20 anni su questo territorio. Da tutte le amministrazioni che si sono susseguite a Crescentino e a Verolengo hanno richiesto l'allargamento di questo ponte, perché, come possiamo vedere, davvero è frequentatissimo soprattutto dai camion e dai mezzi pesanti. Si è creato un imbuto in una strada che è il collegamento tra due province, tra la provincia di Torino e la provincia di Vercelli. Quindi, quando abbiamo approvato il progetto definitivo, ci siamo però accorti che con il caro materiali mancavano dei soldi, mancavano 4 milioni di euro. Abbiamo fatto un accordo con la provincia di Vercelli, con la regione Piemonte, ci siamo suddivisi questo maggiore onere economico: 1 milione alla città metropolitana, 500.000 la provincia di Vercelli e 2,5 milioni alla regione Piemonte. Oggi siamo qui per condividere con gli amministratori, con le autorità locali, il raggiungimento di questo obiettivo e per far sì che insomma si possa andare in gara per appaltare i lavori entro il 2023. Ecco, città metropolitana sarà la stazione appaltante. Esattamente sì, perché anche la regione Piemonte ha riconosciuto al nostro ente una storia, una capacità, una professionalità su questo tipo di opere e quindi ha dato a città metropolitana l'onere, diciamo, di gestire tutta la fase di gara, gli appalti e la realizzazione di questo ponte. Ponte che, ripeto, collega due province importanti del nostro Piemonte e che è un'opera attesa da tantissimo tempo e la cui realizzazione darà una grossa mano ad aumentare la sicurezza per chi transita su questa strada e a rendere più agevole anche il traffico pesante che, come possiamo vedere, è molto molto presente.